ma mi impegna soprattutto a rispettare ognuno, non di quei voti che ho preso, ma ognuno dei cittadini chieti, come ho fatto per 5 anni. Rispettarli vuol dire essere al loro servizio ogni giorno, vuol dire impegnarsi allo spasmo perché ci sia la realizzazione dei progetti che abbiamo fatto in questi anni, che abbiamo prodotto in questi anni, ma anche quelli che abbiamo proposto in campagna elettorale. So bene che il lavoro non sarà facile, lo so, perché non vengo dalla campagna elettorale ma vengo dalla stanza del sindaco di Chieti, e quindi so bene com'è la situazione, ma ciò nonostante non avremo timori nel costruire la nuova amministrazione, a farla in modo solido, che sia un'amministrazione lontana dalle logiche di partito e che tenga soltanto alla città. Questo è l'impegno che io oggi sento di poter prendere. Certo, c'è soddisfazione nel vedere che ho preso più voti di quanti non ne avessi presi al primo turno, ma soprattutto di aver dato al mio avversario uno stacco ancora maggiore di quello del primo turno. A Febo dico che chiaramente lui adesso si appresti a fare una buona opposizione. Spero che la loro opposizione sia diversa da una becera campagna elettorale che è stata fatta dal centro-sinistra. Di Paolo non so chi sia. Silenzio. 3 mesi fa nemmeno chi sta qui in piazza, molti di quelli che stanno qui in piazza non credevano in me. Ho dimostrato che quando una persona si dedica totalmente al servizio che sta rendendo alla città, poi la gente se lo ricorda, e i cittadini se lo ricordati di quello che abbiamo fatto.